Al consigliere D'Agostino, prego consigliere. Grazie Presidente, ma io trattengo proprio solo due minuti perché non voglio leggere poesie e far ascoltare delle poesie alla gente, cose che sappiamo già, quindi voglio solo dire che stiamo parlando solo del rendiconto di bilancio, è inutile che andiamo a tirare fuori delle cose insensate proprio e dico quali sono, perché io mi riferisco soprattutto al consigliere Fichera. Non so se mi sta ascoltando adesso perché non lo vedo di fronte. Ah, è qua, ok. Grazie. Che per quanto riguarda la palestra, voglio proprio far presente questo, la palestra qui del manicomio, dentro il parco, non è una struttura, come ha già detto qualcuno prima, che sta facendo il Comune di Collegno, ma è una struttura che sta facendo fare la provincia, e abbiamo fatto anche una commissione dove sono state spiegate tutte le motivazioni e il tutto, quindi sanno già tutte queste situazioni riguardanti la palestra, quindi è inutile scaricare delle colpe al sindaco, al Comune di Collegno, alla maggioranza eccetera, perché non è così, stiamo sui fatti reali, non andiamo a dire delle cose che sono proprio fuori luogo e fuori senso, quindi questo ci tenevo a precisarlo, perché se è colpa di una ditta appaltatrice, che sapete già tutti come sono andate le cose, e poi anzi bisogna ringraziare anche l'assessore della provincia, l'ex assessore della provincia eccetera, che si sono dati una mossa per far terminare nel miglior modo possibile, nel breve tempo possibile, questa palestra, altrimenti si andava avanti anche 10 anni, sappiamo com'è la burocrazia, come sono le prassi su queste cose, sugli appalti pubblici, quindi e questa è una cosa. E poi volevo dire, perché ha detto anche delle cose che sinceramente non mi sono tanto piaciute, perché non guardiamo un attimino un po' in regione cosa sta succedendo? I tagli ai trasporti pubblici non li sta facendo il Comune di Collegno, non li sta facendo la provincia, li sta facendo la regione, ma la sta facendo perché? Perché sta tagliando, come siamo stati magari costretti noi a tagliare. Ci sono delle persone che non riescono più ad andare a lavorare, perché stanno subendo dei tagli ma pazzeschi, vediamo tutte le sere al telegiornale. Oltretutto, consigliere della Lega, che credo che abita a Savonera, se non vado errato, la linea 59, informatevi cosa sta succedendo, che è l'unica linea che è passata a Savonera. Sta succedendo che Savonera rimane in linea senza collegamento con Torino, perché vengono limitate, vengono tagliate. E io so benissimo cosa sta succedendo, perché adesso i tagli stanno riguardando Venaria, Settimo e Druento. E ancora non sono finiti, stanno iniziando. A me ha già chiamato gente di Savonera che sono preoccupati per questa cosa. Ma non è, e chiamano me, e dico, ma guarda che non li stiamo facendo noi i tagli, noi abbiamo cercato di tenere il trasporto che abbiamo. I tagli li sta facendo la regione, non siamo noi. Queste cose perché non le diciamo? Diciamo solo cose che riguardano magari in questo momento, che non sono cose nostre, e cerchiamo di accollarci queste cose che non riguardano. Perché non guardiamo la sanità, i tagli sulla sanità? Non li stiamo facendo noi. E questo cos'è? È tutto frutto anche, che diciamo adesso c'è il PD al governo, è frutto del governo precedente, con l'eliminazione e l'abolizione dell'IMU, soprattutto. Diciamole queste cose, non andiamo ad incolpare un consiglio comunale, un'amministrazione in questo momento. Queste sono, io solo questo volevo citare, vi ringrazio. Grazie a lei consigliere. Adesso la parola al consigliere Broglio. Prego.